Baden Powell è sicuramente quello che ha a suo tempo fondato il movimento giovanile ambientalista più valido, longevo e anche attualmente più presente sui territori che sia mai esistito in tutti i tempi. Quindi sicuramente era importante riconoscere il valore di quello che ha creato, ma soprattutto il valore di quello che quotidianamente tanti volontari sui vari territori mettono in pratica, portando avanti i valori dello scautismo e aiutandoci ad educare i migliori cittadini del futuro. Ed ecco, noi diamo un nome a questo giardino come promessa di impegno e diamo un nome a questo giardino importante, al fondatore dello scautismo che ha accompagnato generazioni di ragazzi nella crescita. E chi è scout e chi è stato scout resta a servizio degli altri per tutta la vita, a servizio del territorio per tutta la vita, a servizio della persona umana e dell'ambiente per tutta la vita. E allora abbiamo voluto essere qui, in un luogo che ha vissuto pagine di abbandono, di degrado, di solitudine. Siamo qui per rompere quella solitudine, per dare un nome a questi giardini e per impegnarci, perché impegno è dietro l'intitolazione di oggi. I giardini di Viale dei Pini e Colle Aminei da oggi prendono il nome del fondatore dello scautismo, Robert Baden-Powell. Alla presenza di una folta rappresentanza degli scout napoletani, sono state scoperte le due targhe intitolate al generale ed educatore britannico che nel 1907 fondò il Movimento Mondiale dello Scautismo. Allo stesso tempo partono anche le operazioni di rigenerazione della zona, con interventi di manutenzione del verde, rimozione di basoli e paletti deteriorati, potatura delle aiuole e degli alberi ad alto fusto. Che un modo di essere, uno stile di vita, quello di rispettare il creato, la natura, stare insieme, rispettare l'opinione altrui, rispettare il diverso, ascoltare i silenzi di quando vi riunite nei luoghi più belli, dove l'uomo magari ha distrutto, dove non ha più voglia di andare, nelle montagne, vicino ai fiumi. E voi ce lo insegnate, noi è più importante dell'io, il bene comune è più importante della proprietà privata, la collettività è più importante del denaro, la persona è più importante della finanza. È una rivoluzione, la vogliamo fare questa rivoluzione o no? Se la vogliamo fare bisogna partire da qui. Grazie e buona giornata a tutti.